Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Ma sono fondamentali perché oggi di fatto il futuro è qui, come diceva Gibson, ma non è uniformemente distribuito. Credo che oggi sia impensabile immaginare l'assistenza sanitaria non solo del futuro ma anche del presente senza quelle che sono le nuove tecnologie, dalla telehealth, la telemedicina, alla mobile health, all'intelligenza artificiale. Il vero grande problema è che noi percepiamo un grande gap tra lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e i modelli organizzativi che sono ancora legati a normative e a riforme che appartengono a 25-30 anni fa. Quindi credo che sia arrivato il momento per innovare il Servizio Sanitario Nazionale non soltanto dal punto di vista tecnologico, come stanno facendo tanti dei grandi ospedali qui presenti, ma anche rispetto a quelle che sono le regole da seguire, perché altrimenti rischiamo di non utilizzare al meglio quelle che sono tutte le tecnologie che oggi la scienza ci mette a disposizione. È uno dei problemi maggiori, però io credo che stiamo guardando, osservando solo il tema delle liste d'attesa, al dito e non alla luna, perché quello che oggi sta venendo meno per il cittadino non è solo esclusivamente la prenotazione e i tempi lunghi per la singola prestazione sanitaria, ma ritengo che sia la presa in carico del malato cronico, penso in particolare a quello oncologico, che non può farsi carico di peregrinare come un novello Ulisse tra diversi CUP, tra diverse aziende sanitarie ospedali, addirittura tra diverse regioni. Una volta il Servizio Sanitario Nazionale, fatta la diagnosi, prendeva in carico il paziente cronico e si occupava lui di effettuare tutte le prenotazioni. Oggi invece il paziente è lasciato un po' allo sbaraglio, quindi ben venga il nuovo decreto sulla lista d'attesa, ma bisogna restituire al Servizio Sanitario Nazionale quella capacità di prendere in carico il malato in tutti i bisogni suoi, anche quelli di tipo logistico organizzativo. Ma il divario esiste per due ragioni, sia per un problema legato alla qualità dei servizi sanitari che ahimè nel centro-sud negli ultimi 15 anni abbiamo osservato un divaricamento della forbice rispetto al nord per tutta una serie di ragioni. Il secondo motivo è che la popolazione al sud ha meno disponibilità economica e quindi è più frequentemente esposta sia all'impoverimento sia alla rinuncia alle cure, ma anche un altro fenomeno descritto all'Istat meno noto che riguarda quasi il 17% delle famiglie, all'impossibilità di poter spendere quanto si spendeva prima per la salute, quindi anche i quasi 40 miliardi di spese dei cittadini oggi sono arginati da fenomeni che non consentono al cittadino di poter spendere perché probabilmente sarebbero molto di più per soddisfare i bisogni.